ricorso ai conti della cassa depositi e prestiti per smaltire pagamenti arretrati, anche giusti, considerando che le piccole e medie imprese avevano tutto il diritto di aver pagato le loro prestazioni. Questo però con un abbattimento delle entrate extra tribunali del 19,78%. Basta accendere il faro su alcune grandezze per riscontrare quanto questo documento sia inadeguato e necessita di una forte revisione per riportarlo nell'ambito della sua attendibilità. Il Collegio dei Revisori, quest'anno anche il recente insieme ai nostri amici del Movimento, e come più volte ricordato in quest'Aula, ha dato delle indicazioni ben precise. Noi vogliamo chiedere diverse cose a proposito di questo. La prima, se è possibile, farsi elencare dagli uffici in modo dettagliato tutti i crediti e, se è possibile, a questo scopo formare una task force comunale in ulteriore aiuto agli uffici predisposti che possa invertire quella bassa percentuale di riscossione di cui si parla prima, quindi 30%. Non possiamo credere di portare in termini 60 milioni di crediti non incassati per avere forse la possibilità di incassare le 20 e quindi buttare 40. Quali sono ad oggi, questo vorremmo chiedere, le caratteristiche che fanno di un credito la sua dichiarata esigibilità o inesigibilità? Vorremmo anche chiedere, ma questo naturalmente mi vedo un po' di difficoltà perché vorrei chiederlo a lei, ma forse più a Massimo Santi. A fronte degli 85 milioni che erano previsti come entrate, il bilancio previsionale aveva delle caselle assolutamente vuote. La gran parte di tutti i costi previsti venivano spostati sui servizi istituzionali generali, chiaramente. Piccola parte sulla giustizia, con 277 mila euro. Un po' sull'ordine pubblico, ma quasi esclusivamente in ordine alla polizia locale, 1.827.000 euro, quindi non c'erano tutti quei famosi servizi integrati di sicurezza che avrebbero dovuto garantire dalle telecamere eccetera la maggiore sicurezza dei nostri cittadini, servizi diretti di prima necessità come istruzione di diritto allo studio, la tutela della protezione dei servizi. Ma vediamo a quello che non ci piace: il turismo, sindaco, che nel suo programma ricopre un importantissimo ruolo, veniva finanziato nel precedente bilancio previsionale 2013 con 33.000 euro. La difesa del suolo non aveva praticamente finanziamenti, zero. La tutela, la valorizzazione del recupero ambientale erano a zero. La tutela e la valorizzazione delle risorse idriche, aveva fatto un manifesto in cui chiedeva, cioè riferimento all'acqua, era a zero. La qualità dell'aria e la riduzione dell'inquinamento prevedeva un investimento di 16.000 euro. Il trasporto pubblico locale, che praticamente è affidato, si parla soltanto di pochi comuni di Schiaffini, ammontava 225.000 euro, con un enorme calo di investimento rispetto agli anni precedenti. Quello che ci sembra strano è che, di fronte praticamente a un monopolio di un'azienda di trasporto, non siano previste assolutamente altre modalità di trasporto, né come software, parliamo di cascette, alcune, né come modalità comunali alternative, e quindi anche qui abbiamo un bello zero. Per quanto riguarda il sociale, che è sempre stato forse un fiore all'occhiello del comune di Frascati, abbiamo dei numeri importanti per quanto riguarda i minori asili nido con 1.300.000 euro e le famiglie con 1.800.000 euro. Abbiamo però anche evitato un po' sconfortanti. La disabilità viene, diciamo così, finanziata con 90.000 euro. Ad anziani e soggetti a rischio di esclusione sociale invece non viene garantito neanche un euro. E così come non viene garantito nulla per il diritto alla casa. Strano per un comune che paga un patrimonio immobiliare di 115 milioni di euro. La tutela della salute, naturalmente, da quando ci sono state gli spostamenti delle competenze regionali, il comune non viene più finanziato, e anche qui siamo a zero. Altra, secondo noi, nota dolente: la tabella riguardante lo sviluppo economico e competitività è praticamente monopolio del commercio.
la piccola media impresa e l'artigianato sono a zero. La ricerca e l'innovazione sono a zero. Le reti e altri servizi di pubblica utilità hanno 16 miliardi di investimento. Stesso discorso per la formazione professionale.